4Books in spagnolo parte oggi. Cioè, in realtà, traduzione del sito, della landing page, traduzione degli abstract fatta, traduzione delle varie mail che vengono mandate. A questo punto tratta di metterlo online e di fare una campagna di advertising Facebook per capire se la gente arriva, si abbona oppure no. Non lo so. Il mio personalissimo approccio sui progetti che lancio è più o meno sempre lo stesso. Parto e non so mai se funziona o non funziona. Non sono io a decidere se funziona o non funziona. Se il mercato spagnolo, nel caso di 4Books, dice: signori miei, vamos amigos, non ce ne fregare nientes, allora alla fine la storia non funziona. Magari invece scopri che abbiamo trovato un'esigenza, un problema nel mercato, e a quel punto può avere il suo spazietto, ecco. L'altra ipotesi invece è che non funziona, e in Italia funziona così bene ad oggi perché io personalmente ho costruito la mia community e quindi la gente arriva lì. Però i segnali mi fanno credere che non sia così, ma decide il mercato. C'è uno strumento carino che si chiama Gritix per i gruppi Facebook. Noi lo usiamo per tirar fuori i dati sul livello di interazione. Ti torna utile uno strumento così perché se devi monitorare l'andamento del tuo gruppo, ad esempio su Facebook, le persone stanno su Facebook e dici: ma sono coinvolte, non sono coinvolte, ma allora ci sono una serie di utenti magari che non sono attivi, e come facciamo a ricoinvolgerli? E devi sapere, no, chi sta facendo che cosa. Hai bisogno sempre di fare analisi, rilevazione, misurare, per poi decidere quali sono le azioni che vai a fare. Noi su Slashers abbiamo una community attiva che deve chiacchierare tra di loro e si scambiano consigli, suggerimenti. Oltre a quelli che sono i moderatori, le persone della community, devi domandarti quale sia il posto migliore per far sì che questo coinvolgimento, questa interazione avvenga. E allora ci sono due scuole di pensiero. La prima scuola di pensiero dice: devi crearti una piattaforma tua dove queste persone arrivano a chiacchierare. E la seconda scuola di pensiero è quella che dice: no, guarda che però se tu fai una piattaforma esterna, la gente non ha lo stesso livello di engagement che c'ha invece come ce l'ha su Facebook. E allora hai un po' questa scelta da prendere. La scelta che abbiamo preso noi è questa qui. Noi continuiamo a costruire una piattaforma nostra, che è già attiva, ma continuiamo a svilupparla. E all'interno di questa piattaforma c'è tutto l'archivio dei video, c'è tutta la lista delle persone, i profili, quindi puoi vedere chi c'è dentro. E fa, diciamo, lo statico. Il day by day invece il gruppo Facebook lo fa meglio, perché la gente sta già lì e chiacchiera lì. Poi in realtà lo step successivo che andiamo a fare è: prendiamo tutte quelle che sono le conversazioni, le archiviamo e le rendiamo ricercabili, di modo che se sono uscite delle conversazioni interessanti anche all'interno del gruppo Facebook, ce l'hai in una tua piattaforma. Però è sempre da trovare la giusta linea di confine tra dare il giusto servizio che sta da te e hai il controllo di quello che succede, e dall'altro lato non far sì che crei una roba meravigliosa, bellissima, ma poi tanto la gente non ci va e non è il massimo. Quando hai in mente un'idea di un progetto, un altro problema che hai sempre è il se mi rubano l'idea, no? L'idea per fare il concorrente dell'ego, che cosa faccio? Parlo con tutti quelli che conosco per spiegare un po' la mia idea, oppure sto zitto, la faccio di nascosto perché se poi me la ciulano è un casino? La mia personalissima filosofia, peraltro sostenuta da un sacco di gente, è che è già talmente difficile portare avanti da te la tua idea che immaginati se un altro che non ha neanche avuto quell'idea la deve eseguire, no? E non è facile, e alla fine dei conti è l'esecuzione che conta. Se uno al posto tuo realizza l'idea perché gliene hai parlato e lui se la fa e la fa meglio di te, è stato più bravo lui. Insomma, conta chi la esegue, chi la fa e chi la fa meglio. L'idea di per sé conta poco, ecco, se resta nella tua testa. Per cui non mi faccio mai problemi a parlarne in giro. Poi magari ci sono dei dettagli dell'esecuzione di quell'idea e un taglio particolare che tu hai trovato e che può essere il tuo fattore distintivo e che magari presenti meno, ecco. Ma l'idea di per sé, più ne parli, più magari trovi della gente che ti dà dei consigli o che è disposta a investire o che è disposta a collaborare con te. È sempre un vantaggio discuterne. Aver paura, sai, non puoi avere sempre paura dei tuoi concorrenti. Devi pensare che sei più bravo tu a realizzarla, l'idea, di come la realizzeranno gli altri. Se anche la fanno gli altri, tu pensi: vabbè, ma se la faccio io la faccio meglio. Ecco, per di arrivare puntuale, cioè è pazzesco. Ho un gatto che vuol sempre stare in camera. Il parietto Purdy saluta, ciao.
Peter Drucker, The Effective Executive, bellissimo libricino questo qui, un po' di tutte le sue massime sull'efficienza, l'efficacia. Efficienza è fare le cose nel modo giusto, l'efficacia è fare la cosa giusta, c'è tutte queste frasi qui. Un'altra cosa bellissima che dice in questo libro è quanto sia importante misurare il tuo tempo, dove spendi il tuo tempo. Se non sai dove spendi il tuo tempo è un casino dal punto di vista dell'esecuzione di quello che devi fare. Non mi ricordo chi mi ha scritto dicendo: ma a 55 anni sono troppo vecchio per lanciare una mia startup, una mia iniziativa? E la risposta è no, assolutamente no. Avevo letto di recente una statistica e questa statistica diceva che l'età media era 47 anni, l'età media delle exit nel settore tech. 47 anni, il founder che vendeva la sua startup, significa che non sono sbarbatissimi, ecco. In realtà poi sai, un imprenditore matura nel tempo, fai talmente tante vaccate che poi migliori perché diventi più bravo, sai già come si fanno alcune cose, per cui hai solo un vantaggio a lanciare un'iniziativa quando sei più diversamente giovane. Chiaramente hai meno energia di quando sei sbarbato e l'abilità sta nel portare dentro nella squadra di persone che vanno a fare il progetto gente in gamba di diverse età, di diverse tipologie, ma l'età no, come il film non è un paese per vecchi, ecco, il mondo tech imprenditoriale in generale se ne frega, ecco, puoi avere l'età che ti pare.